Ok, vi tengo compagnia questi 3-4 minuti restanti della partita. Siamo nel recupero, che è di 3 minuti, annunciato proprio adesso. Tanto bella festa a tutti i ragazzi, sono Adri. Devo dire che un pezzo di partita me lo sono perso perché mi sono anche addormentato. Partita noiosa, sbloccata, ripresa subito tra le due compagini. E secondo tempo, ragazzi, come da titolo, dominati, ma hanno resistito. Perché? Secondo tempo, dormita di 10 minuti a parte, ho visto una Sampdoria totalmente in controllo del gioco. E penso che a questo punto si possa anche parlare di sfiga. Perché, da quel che sto vedendo, ha attaccato sulla Sampdoria, tra l'altro, il palo clamoroso di Keita Balde, mi pare. E poi l'errore a porta vuota di Damsgaard avrebbe indirizzato sicuramente la partita su un altro binario. Nel secondo tempo il Genoa, che ha fatto un tiro solo con Piazza in porta, e ora nel finale sta provando a spingere, ma vedo una Sampdoria che veramente sta chiudendo ogni spazio alla rivale cittadina. Adesso c'è un fallo intatto come metà campo. Squadre lunghe, squadre stanche, cercano, ma neanche più di tanto, il gol della vittoria. Mi ha impressionato molto Torsby. Mi ha impressionato molto Torsby, devo dire che è un giocatore che secondo me non è un fenomeno, però in questa Sampdoria può essere un perno del suo centrocampo. Ormai stiamo andando avanti a contropiedi su contropiedi, 92-20. Niente. Finirà 1-1, secondo me. E niente, giro palla Sampdoria. Partita noiosa, forse la più noiosa di tutta la giornata. A differenza di quello che è successo oggi pomeriggio, ragazzi. Il 4-1 della Juve con lo Spezia. Il 4-3 della Lazio col Torino, ragazzi, c'è una partita che mai mi sarei immaginato potesse finire così. Passiamo per il 2-0 del Sassuolo, passiamo per il 2-0 della Roma. Ed ecco qua, ragazzi, che l'arbitro fischia la fine, come detto pochi secondi fa, finirà 1-1. Partita amorfa, asettica. Sampdoria che sicuramente meritava, secondo me, il vantaggio. Gerak è venuto fuori a sprazzi, ma veramente niente di che. Non riesco a fare un commento oltre a questo, perché non ce n'è veramente. E non è il fatto di aver dormito durante questi 10 minuti che non mi permette di fare questo commento, ma veramente la partita, ragazzi, è stata noiosissima. Fossi un tifoso della Sampdoria, direi che mi roderebbe abbastanza, e fossi un tifoso del Genoa, raccoglierei questo punto come se veramente fosse oro. Detto questo, ragazzi, vi invito ad andare a vedere la reaction di Milan Udinese, Udinese Milan di oggi, ragazzi, ovviamente quella molto più interessante, molto più ampia di commenti e argomenti. E vi consiglio anche di andare a vedere il fantacalcio su FIFA, ragazzi, che le nostre fantasquadre le sto portando sul canale. Tanto ci stanno facendo degli highlights qui, tra l'altro Eurogol di Berezinski, ci tenevo a dirlo, poi l'ha fatto vedere, mi sono ricordato. Eurogol di Berezinski. Poi dopo 1-1, ragazzi, partita veramente, come detto, amorfa. Detto questo, ragazzi, noi ci si vede probabilmente domani con Verona Benevento, dipende se la guarderò oppure no. E comunque, ragazzi, sono altri video che usciranno in settimana, quindi state al pezzo, state connessi. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.